dobbiamo convincere che siamo dei cadaveri che camminano. La cosa più preoccupante è che hanno occhi e orecchi dappertutto, hanno amici dappertutto. È come muoversi in un campo minato, signor giudice. Papà, vi finestri? Forse non avevo comprendato. Ma mi manca l'aria, ma... Aprite, per favore! Lucia. Aprite, dovete aprire! Aprite, per favore, aprite! Alzate, Lucia! Sono stato contattato dal produttore, da Pietro Valsecchi, che aveva in mente questo film. Pensavo, tutto sommato, di essere già abbastanza informato su quello che era la mafia, su quello che Falcone e Borsellino avevano fatto. Quando poi invece mi sono documentato, mi sono reso conto che non sapevo niente di quello che era successo in Sicilia e in Italia tra l'80 e il 92 e di non sapere nulla né su Falcone né su Borsellino. Hanno ragione i ragazzi della scorta. Siamo come tanti capelli il giorno di Pasqua. È un eroe proprio perché è lontano dall'eroe per eccellenza, un eroe vero, uno che nonostante tutto, nonostante le minacce, credeva e ha dimostrato che la mafia si poteva sconfiggere. C'è un'unica cosa che può proteggermi davvero. E qual è? Devono capire che i tempi dell'impunità sono finiti. Dobbiamo far sapere a tutti che stiamo cominciando una guerra. Durante la lavorazione del film abbiamo avuto molti problemi su una cosa in particolar modo, che era quello dell'autocontrollo sulle emozioni, perché noi sapevamo come sarebbe andato a finire. Grazie Giovanni. Vai. La sceneggiatura racconta 12 anni di vita, dall'80 fino al 92, quindi l'esperienza del pool, l'istruttore del maxi processo, gli attentati, le persone più care piano piano e anche le più valide piano piano venivano eliminate. Lo sguardo di Giovanni su Paolo è uno sguardo come di un paterno, uno sguardo come del fratello maggiore, e lo sguardo di Paolo nei confronti di Giovanni è uno sguardo di affetto di un figlio. Sì, stavolta ci siamo, Paolo. Cassarà e Montana rappresentavano in qualche modo il braccio operativo del pool. E Borsellino voleva più intervenire, usava di più gli arresti, gli interventi diretti sul campo, mentre Falcone faceva quell'altro genere di lotta. La refurtiva la puoi distruggere, ma i soldi no. I soldi lasciano sempre una traccia ed è per questo che li prenderemo. E questo è il concetto. Com'erano e chi erano queste persone? Mi sembrava interessante raccontare questo, cioè raccontare che dietro questi uomini che morivano c'erano persone con delle famiglie, con delle mogli, con dei figli, con delle figlie, che lasciavano dietro delle persone, che lasciavano dietro tanto dolore, che la vita di tutte le persone che erano legate a loro cambiava per sempre nel momento in cui loro incominciavano a intraprendere le inchieste sulla mafia, quindi nessuno di loro era più libero. Vivevano sullo sfondo di una minaccia continua. Tutto quello che c'è in questo film è successo ed è la sacrosanta verità, e quindi era importante costruirlo insieme alle famiglie. Bisogna sempre procedere con la dovuta cautela. Penso che una delle soluzioni migliori in questi casi è quella di scordarsi un po' la persona in quanto persona, la sua individualità, ma coglierne gli aspetti più umani e metterli in scena partendo da quelle che sono le nostre similitudini con nostre di attori e di esseri umani con loro. Chi parla? Ci deve dire a tuo marito che ci sta scassando la mia. Hai capito? Ma chi è lei? Che cosa vuole? Ci lasci in pace. Io Agnese l'ho immaginata, in realtà.
Ho avuto l'opportunità di conoscere i figli, lei non ha avuto l'opportunità di incontrarla, ma mi sono fatta un po' un'idea di questa donna, come se anche lei, a modo suo, da un altro versante, in realtà facesse la stessa identica battaglia del marito. L'ho vista come una compagna, non come una moglie, una figura che sposa il destino di un uomo, non soltanto l'uomo. Chi era? Rosaria. Dice che non siamo più invitati al battesimo. Gli ha rovinato la festa. È una storia incredibile, una storia fatta di sfumature e di gente vissuta con grande dignità. Infatti io la mia prima preoccupazione dell'esito del film va proprio a loro, perché vorrei che vedessero un prodotto, insomma, sia all'altezza, almeno un po' all'altezza di quello che era il padre, cioè, questo personaggio meraviglioso.